14 anni che tutti gli anni in occasione del 25 novembre organizziamo qualcosa con le scuole superiori. La nostra finalità era quella di coinvolgere le scuole per sapere come le scuole vedono il catcalling, se ne erano al corrente. E sembra che le scuole perlomeno abbiano risposto molto bene, perché i 4 istituti che erano presenti questa mattina hanno presentato degli elaborati interessanti, emozionanti, e hanno centrato il tema del catcalling. E grazie alla signora Ferratello che ci ha invitato prima via mail e poi abbiamo avuto modo di persona di confrontarci con lei, di avere maggiori notizie su quello che è il progetto, ed è stata invitata all'interno dell'istituto proprio per cominciare un attimino ad affrontare il tema con i nostri giovani. I temi della discriminazione di genere sono fondamentali, soprattutto per il benessere dei ragazzi e delle ragazze. Promuoviamo molte riflessioni proprio sulla parità di genere, sulla capacità di riconoscersi come persone, non come oggetti, come è stato sottolineato molto bene oggi. Certo, il nostro è un liceo prettamente femminile, questo fa sì che in qualche modo certe tematiche siano anche molto più sentite, ma devo dire che i ragazzi in questo sono molto avanti, perché stanno dalla parte delle loro compagne, ma anche portando quella cifra diversa che può essere il loro punto di vista su queste tematiche, che non è sempre scontato. E i video, ad esempio, realizzati non studenti sono proprio dei compiti di realtà in cui loro hanno capito che cosa vuol dire subire, ma anche la superficialità con cui si compie il gesto. Allora, su questo dobbiamo lavorare affinché, in questo caso parliamo di catcalling, in altri casi parliamo di bullismo, ma far sì che non ci sia una dinamica per cui, per sentirci più forti noi nelle nostre fragilità, abbiamo bisogno di ferire qualcun altro in vario modo. Vuol dire che i problemi sono risolti? No, al contrario, vuol dire che i problemi si ripropongono anche in forme nuove, perché la società è in trasformazione, ma la trasformazione della nostra società comporta il fatto che alcuni fenomeni che prima erano ritenuti normali, erano ritenuti comportamenti accettabili, oggi tali non sono più. E il catcalling è tipicamente questo genere di fenomeni, un fenomeno cioè fortemente connotato, diciamo radicato nella cultura, come veniva giustamente detto, nella cultura maschilista sulla quale la nostra società si è fondata e continua ad essere fondata, che è una cultura che stabilisce una gerarchia molto precisa: gli uomini sono superiori alle donne, e quindi questa superiorità si articola nell'avere il corpo delle donne a loro disposizione. E avere il corpo delle donne a loro disposizione comincia dalle parole che si usano, dai versi che si fanno alle donne, come il fischio del pappagallo, e possono culminare nell'evento estremo, cioè il femminicidio. Le differenze di genere sono la conseguenza di una costruzione sociale e culturale. E c'è una società, una parte della società che sta andando molto avanti su questo, e un'altra parte della società che invece ostacola questa evoluzione. Allora io credo che fare educazione su questo, anche per fare un po' di ordine, sia importante e fondamentale. Quando le manifestazioni della propria volontà, del proprio egoismo si trasformano in violenza, perché questo è poi il cuore della questione, vengano riconosciute e vengano specialmente rifiutate, non soltanto da chi deve ricevere, è destinatario di queste azioni, ma innanzitutto da chi le fa, perché la consapevolezza di non agire violenza è innanzitutto necessario che l'abbia l'autore di queste condotte. Per questo questa mattina si diceva è importantissimo insegnare alle donne a difendersi, o ai soggetti che possono essere appunto i destinatari di condotte aggressive, uomini, donne che siano, non importa, tutte le diversità devono essere rispettate.
Non è solo importante quindi che questi soggetti siano capaci di difendersi, è altrettanto importante, forse più importante, che prima i soggetti che potrebbero essere autori di queste condotte le riconoscano essi stessi come condotte da respingere e da rifiutare.